nuova edizione del premio Pieve. Quali sono le novità di quest'anno e su cosa avete puntato? Il premio quest'anno lo abbiamo intanto intitolato Nessuna storia piccola, proprio per dare valore a quel lavoro che facciamo da 37 anni, ovvero ribadire che ogni storia, anche la più piccola, non è in realtà piccola, ma è unica, è indispensabile a di fatto costruire quel grande vivaio della memoria che è l'archivio di Pieve. È un vivaio a disposizione di tutti, tengo a precisare. Su questo abbiamo un po' lavorato, estraendo da questo vivaio quelle storie che parlano di pandemia. Perché ci siamo accorti, proprio raccogliendo per il premio ma anche per altre sezioni dell'archivio, che questo tema diventava importante per le persone che durante, tra il 2020 e il 2021, hanno deciso di depositare un testo in archivio. E ci siamo anche accorti che questo non era avvenuto in realtà in molti periodi della storia del secondo dopoguerra, mentre prima il tema era prevalente, poi man mano le persone hanno sentito, diciamo così, minore urgenza di essere inseriti nella storia collettiva. Ecco che con il racconto di questi 18 mesi si sentono parte di quella storia e quindi la raccontano. Questo certamente ad oggi non possiamo dire bene che cosa raccontano, ma certamente chi le leggerà domani potrà anche rendersi conto di come noi abbiamo vissuto questo momento. Quindi questo è stato uno dei pilastri. Poi naturalmente in un vivaio come quello dell'archivio, durante un anno che è stato un anno complesso e lo è ancora, sono comunque fiorite delle cose, dei libri, a dei progetti che l'archivio fa sull'audio, sull'ascolto, sull'audiodocumentario, sono fioriti degli spettacoli. Quest'anno a Pieve debutterà Andrea Biagiotti con un reading sui diari che si chiama Risonanze, e ci sarà Mario Perrotta che si cimenterà in un classico, vogliamo dire, dell'archivio, che è il manuale di sopravvivenza di Vincenzo Rabito. E insomma, abbiamo costruito questa edizione partendo da quello che abbiamo fatto durante l'anno, lo mostriamo, ci lavoriamo sopra, ma tenendo sempre presente che Nessuna storia piccola, e anche gli 8 finalisti di fatto ci raccontano questo, che le loro storie non sono piccole perché inquadrano una dimensione che va oltre la loro vita, le loro inclinazioni personali. La Camera di Commercio di Arezzo Siena sostiene il concorso diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano. Come mai questa scelta e cosa rappresenta per voi questa manifestazione? Sono ormai molti anni che sosteniamo questa manifestazione, convinti che sia un presidio culturale da preservare, da far conoscere, da diffondere sempre di più, anche appunto in chiave di rilancio del territorio della Val Tiberina e non solo, perché il territorio, il comune di Pieve Santo Stefano possiede questo archivio diaristico che invito tutti a conoscere, a vedere, e che è effettivamente un patrimonio culturale che viene tramandato di generazioni e che la Camera di Commercio ha sempre sostenuto anche con questa manifestazione che si tiene tutti gli anni, il premio dei diari, consapevoli appunto dell'importanza del ruolo che questo riveste anche nel panorama culturale, direi nazionale e non solo.